Giovanni, sono molto orgoglioso perché oggi fine anno, l'ultima puntata parte, è una grande novità, è il grande quiz di Di Martedì, si chiamerà Di Marte Quiz e serve per scoprire quanto sei ferrato sull'attualità politica. Il primo concorrente sarà, si è prestato un grande applauso, l'ex ministro Poletti, benvenuto a Di Marte Quiz. Per chi non conoscesse Poletti, una piccola biografia: Giuliano Poletti nasce ad Imola il 19 novembre, segno zodiacale Scorpione con ascendente comunista, diplomato in agraria, la maturità sorpresa la commissione portando come tesina un pomodoro di 6,5 kg. Negli anni 80 ha rilanciato il settore vinicolo dell'Emilia Romagna bevendo 2 fiaschi di Sangiovese a pasto, è stato ministro prima del governo Renzi, poi nel governo Gentiloni, a dimostrazione che non si impara mai dai propri errori. Ha detto di lui Angelina Jolie, dopo l'addio di Brad Pitt ho pensato a Poletti, ma era solo un effetto collaterale degli psicofarmaci, e ha detto di lui il suo parrucchiere: non si fa vedere da un po'. Allora, iniziamo con le domande. Ogni risposta esatta, caro Poletti, sono 3 punti. In base ai punti conquistati ci sarà un premio. Prima domanda. Conte è andato a fare visita al Papa. Perché Conte è andato a fare visita al Papa? Prima risposta, era un appuntamento previsto perché Conte aveva inviato il suo curriculum alla Santa Sede per un posto da guardia svizzera. Ma il Papa gli aveva detto che l'unica posizione libera era per quello che lava la Papa mobile. B. Conte ha chiesto informazioni a Bergoglio per sapere se anche lui ha 2 vicepapi che lo comandano. C. È semplicemente l'incontro tra uno che crede ai miracoli e un miracolato. Vediamo un po' cosa risponde. B. B, va bene? B, risposta esatta, 3 punti per Poletti, molto bene. Allora, seconda domanda. Parliamo di quota 100 e per prima cosa vediamo il nuovo accattivante spot dell'INPS per i pensionamenti. Vediamolo. In pensione con quota 100 costa 8 miliardi, con quota 104 costa 5 miliardi, con 50 anni di contributi. Non ha prezzo, per tutto il resto c'è Fornero Card. Bene, come avete capito, allora parliamo della riforma della legge Fornero, la cosiddetta quota 100. La domanda è, caro Poletti, come andrà a finire? A. Quota 100 si farà, ma sarà così poco conveniente che in omaggio ti daranno anche il reddito di cittadinanza. B. Quota 100 sarà riformulata, bisognerà avere 36 anni di età e 64 di contributi. C. Per andare in pensione basterà un unico e semplicissimo requisito, aver ricevuto l'estrema unzione. Ecco, vediamo. Direi la A. Cosa hai detto, Poletti? Direi la A. Perfetto, un'altra risposta esatta e andiamo a 6 punti. Terza domanda, Poletti, stai facendo l'unplane. Allora, Giorgetti ha detto che il reddito di cittadinanza piace all'Italia che non ci piace. In realtà cosa voleva dire Giorgetti? A. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. B. Fico, Di Maio e Toninelli, è meglio se iniziate a cercarvi un lavoro perché tra poco si tornerà alle urne. C. Al sud terroni eravate e terroni restate. Cosa voleva dire? B. B. Sbagliata, primo errore era la C, rimani a 6 punti, mi dispiace. Andiamo con la quarta e penultima domanda, stai concentrato perché stai facendo una gran manche. Salvini è andato al Gran Premio di Monza e la Ferrari è uscita alla prima curva. È andato in Grecia a tifare il Milan ed il Milan è stato eliminato. Quale di queste altre 3 cose è successa veramente? A. Si è scoperto che tutti gli autobus in cui è salito Salvini a Roma hanno preso fuoco. B. Ha avvisato la mafia senegalese che ci sarebbe stato un blitz della polizia e li hanno arrestati tutti lo stesso. C. Ha ordinato un divano da poltrone sofà l'unico giorno in cui non c'erano gli scontri. Vediamo, vai. B. Risposta esatta, altri 3 punti, andiamo a 9, molto bene. Allora, siamo all'ultima domanda. Dopo il successo del documentario di Renzi su Firenze, il luogo che Renzi ama, quale altro documentario ti aspetti? A.
un documentario di Salvini su Sui campi di cotone a Busnago. B, un documentario di Di Battista su come fuggire all'estero per evitare i creditori. C, un documentario di Travaglio su una fabbrica di manette. È durissima. Diciamo B. B. Peccato, è sbagliata. Allora, con 9 punti, il premio è, te lo faccio vedere, il telefono che usava Pagnoncelli per fare i suoi primi sondaggi. Eccolo qua. È per te. Grazie per essere stato con noi, molto spiritoso. Un grande applauso a Poletti. E ricordatevi, a di martedì c'è Di Martequiz. Tutti con noi.